Questi sono tre punti, partiamo così, dal peso specifico notevole. Vuoi perché terza vittoria consecutiva in trasferta, vuoi perché nel secondo tempo il Pescara non ha concesso un tiro in porta, vuoi perché il Pescara è primo da solo in classifica? Sì, ma ora non conta, bisogna fare le prestazioni, bisogna saper soffrire. Dobbiamo cercare dalle difficoltà di diventare sempre una squadra più competitiva. Il pareggio dell'altra sera che abbiamo fatto col Perugia è stata una partita per noi fondamentale dal punto di vista del carattere, che ci ha permesso di compattarci ancora di più, di sapere che se tutti ci aiutiamo possiamo, anche nei momenti che troviamo delle squadre che possono creare dei problemi, possiamo superare quei momenti della partita, e poi c'è sempre qualche episodio che possa venire a nostro favore. E però vedi, la cosa che più mi piace è che i giocatori ci mettono l'anima. Il secondo tempo, quando ho visto Vergani che andava a pressare tutti, a un certo punto mi è preso un attimo di commozione, perché a vedere un Cristo del genere che ci metteva proprio il cuore, l'anima, cercava di non mollare un centimetro, e questo permetteva alla nostra squadra di risalire, andare nella metà campo e tenere il pallone lontano. Mi veniva voglia di andare in campo, abbracciarlo e dargli un bacio. Dice, sì, questa è la generosità, questo è quello che vogliono vedere la gente, che tu in campo dai tutto. Infatti Vanzania è venuto, mi ha detto: mister, sono arrivato, non ce n'ho più. Poi sia Nino, cioè Di Marco, e sia D'Agasso, poverini, sono entrati in campo, non so se era, Nino solamente l'emozione, non riusciva a respirare. E la stessa cosa è successa a D'Agasso, che è strano che lui era abituato, però finora ha tutto giocato le partite. Stasera quando è entrato, io l'ho visto giocare bene, però lui mi diceva che non riusciva a respirare. Figuriamoci quando sta bene allora. A parte lo sappiamo il valore, però vedi che anche in queste condizioni hanno saputo stringere i denti, e nessuno se ne è accorto che stavano soffrendo. La partita, Baldini, allora, parlavamo nel prepartita proprio con Foggia, e dicevamo che il pericolo poteva essere il quinto a destra, Bariti, molto bravo nell'uno contro uno. Ha fatto una giocata alle spalle di Crialese, però per il resto è stato contenuto molto bene. E a me è piaciuto il Pescara della seconda metà del primo tempo, dove con il palleggio stava uscendo fuori. Sì, sì, c'è stato quel momento lì del primo tempo in cui la squadra aveva trovato le distanze, e i nostri tre centrocampisti sono stati molto bravi. Poi, come ti ripeto, ho preferito fare dei cambi, perché conoscendo le caratteristiche dei miei giocatori, conoscendo poi come si sviluppa la partita, io voglio cercare di vincere sempre e di non aspettare le difficoltà, magari siamo in crisi e prendiamo un gol, poi di cambiare. Insomma, me le gioco sempre in questa maniera, e credo che anche ragazzi questo qui gli dà la forza mentale di sapere che noi soffriamo ma giochiamo solo per un risultato, poi se non viene pazienza. Chiedo l'ultima e poi una domanda da studio di Massimo Profeta o Fabio Ferraresi. Pescara primo, Pescara contento per questa bella vittoria. Se devo trovare un piccolissimo cavillo, posso dire che magari deve provare a essere un po' più concreta negli ultimi 16 metri, soprattutto per concretizzare quel palleggio di cui parlavamo poco sì, fa. Sì, sicuramente quando noi miglioreremo in quella situazione lì, e quella situazione lì l'abbiamo anche fatta, perché a Terni la squadra, cioè, negli ultimi 25-30 metri palleggiava da Dio, palleggiava cercando sempre il giocatore che attaccava la profondità. I ragazzi la conoscono questa situazione di gioco, bisogna un attimino, come ti ripeto, abbiamo anche degli avversari tosti che incontriamo, e noi quando abbiamo queste partite che andremo ad affrontare bisogna, ecco, avere proprio questa forza in questo palleggio negli ultimi 20 metri, di farlo in maniera più precisa, più geometrica e soprattutto in maniera più pericolosa. Ecco l'auricolare per il tecnico Baldini, che vi ascolta e sì, può rispondere alle vostre domande. Massimo o Fabio? Complimenti che non sono di pragmatica, ma assolutamente sinceri da parte mia. La domanda di Fabio Ferraresi. No, io al mister chiaramente faccio tutti i complimenti possibili e immaginabili, perché sta facendo un lavoro importante. La domanda che volevo farti, mister, più o meno era sulla falsariga di quella che ti ha fatto Enrico, quindi la giro diversamente parlandoti di Valzania. A che punto è secondo te a livello fisico per essere quel giocatore che poi farà la differenza, perché è troppo forte per questa categoria? Credo che lui ha ancora bisogno di lavorare molto. Stasera a un certo punto
quando era il 29esimo avendo chiesto mister, sono arrivato. E quindi cosa ci vuoi dire a uno che ce la mette tutta ed è anche onesto di dire bisogna puntare su un altro mio compagno perché in questo momento non c'è, io ho finito la benzina. Io credo che lui andando avanti e cercando di migliorare un po' in tanti aspetti, dal punto di vista fisico, dal punto di vista dell'alimentazione, dal punto di vista del recupero, questo sarà un giocatore che, sai, sono quelli che carburano, ci vuole un po' di tempo, però ecco, lui è prezioso anche in queste condizioni per noi, perché ci ha dato una compattezza in mezzo al campo, ha fatto un filtro. Poi credo che quando lui starà bene, allora in quegli ultimi 20 metri diventeremo una squadra pericolosa che può far male a tante squadre. L'ultima per il tecnico la potete fare da studio. Sì, volevo fare una domanda, secondo me è stato fondamentale oggi Baldini, proprio dal punto di vista tattico. Lonardi, è stato il miglior Lonardi di questo avvio di campionato, non so se è d'accordo. Sì, sì, sono d'accordissimo con lei, oggi... Lui ha fatto una super partita perché ha saputo dare gli equilibri, stare in mezzo al campo, soprattutto con i centimetri, quando mettevano queste palle in profondità oppure sui calci piazzati, riusciva sempre a primeggiare e questo, dai, ha dato respiro alla squadra. È stato veramente oggi il miglior Lonardi che dall'inizio, da quando è arrivato, perché anche lui è arrivato senza la preparazione. Perché sai, quando sono ritiro sono aggregati con le loro squadre, però... Non sono sul mercato e non sono in rosa, si allenano ma non c'è quella voglia, quella cattiveria, stanno sempre in attesa di una chiamata per andare da un'altra parte e questo loro hanno perso 40 giorni di allenamenti, che per il Pescara 40 giorni sono stati fondamentali per arrivare alla prima di campionato in grande spolvero, quindi sai, bisogna dar tempo anche a loro di crescere piano piano. Chiedo l'ultima cosa e salutiamo Baldini, lei non fa proclami, ha detto in conferenza ai tifosi. No. Ecco, però cosa si sente di dire a 108 tifosi biancazzurri che in un giorno lavorativo hanno fatto tutti questi chilometri e sono arrivati qui a Chiave? No, io li ringrazio, ma io ho anche pensato stasera di farmi tutto il viaggio con la squadra, ma non per fare così una pro forma, fare il viaggio, per il rispetto di queste 108 persone che so il sacrificio che fanno e io volevo essere solidari con noi e farmi questo viaggio. E poi il mio direttore e i miei giocatori mi hanno pregato di rimanere qua perché io abito a 30 minuti di macchina e sono 22 giorni che non vedo mia moglie, mia figlia e quindi... Ci sto volentieri, però se non ci fosse stato il risultato non c'era niente da fare, avrei sofferto come avrebbero sofferto questi 108 tifosi perché era giusto la mia solidarietà, però dato che abbiamo vinto so che loro stanotte viaggeranno felici e contenti e io starò felice e contento con la mia famiglia.